Salve gente, benvenuti in questo nuovo episodio di Parliamo di videogiochi e altro. Oggi vorrei parlare appunto di Sly Cooper, il ladro del tempo, e anche di un possibile quinto capitolo. Allora, cosa che sappiamo finora? Allora, prima di tutto che i ladri del tempo, Sly ha dovuto recuperare i bastoni dei suoi antenati e viaggiare nel tempo per fermare, com'è che si chiama? Vabbè, non importa. Sì, Mister Paradox, se non ricordo male, si chiama. Bene, come ricorderete alla fine, dopo i titoli di coda, accade questo a Sly. Un attimo, eh. E dai, eh. Aiuto. Casino. Ecco questo. Che Sly si ritrova improvvisamente in Egitto. Bene, ora, come si può svolgere la trama di Sly 5, se uscirà mai? Allora, prima di tutto è abbastanza ovvio che Sly cercherà il suo antenato Kelly, oppure lo incontrerà e chiederà aiuto appunto a lui per trovare un modo per tornare indietro alla sua epoca. E quindi penso che dovranno affrontare come boss o un faraone cattivo o non so, un sacerdote che vuole eliminare il faraone e loro due devono impedirlo, credo. Oppure dovranno sconfiggere una mummia. Insomma, in Egitto quale boss può essere? Una mummia, un faraone o un sacerdote? Vedendo i vari film, i cattivi sono sempre quelli. O le serie TV. Bene, poi, qual è il cattivo che in ogni epoca ha tormentato gli antenati appunto dei Cooper, ovvero Clockwork, che come potete vedere da questo easter egg possiamo dire Clockwork appunto che sta appoggiato nei vari secoli. Quindi è possibile che Clockwork sia il boss nel prossimo capitolo. Pensate che sia una teoria valida? Poi è anche possibile, secondo me, che tutto il gioco di Sly 5 si svolga in Egitto, tutto quanto in Egitto. Perché non penso che Bentley troverà il modo di andare in Egitto a salvare Sly. Non penso. Però potrebbe andare in Egitto grazie a Penelope, che lei è scappata di prigione, quindi per redimersi potrebbe andare a salvare Sly, oppure scoprire dove è Sly e poi dirlo appunto a Bentley,
e con tutta la squadra, con Marri, Carmelita, andare a salvare Sly. Che intanto nel gioco potrebbe essere in pericolo, potrebbe essere fatto prigioniero. Quindi i personaggi giocabili saranno Sly, l'antenato di Sly, lì dell'Egitto, e appunto i soliti tre, Sly, Marib e Ventri. Io la penso così, perché non vedo il senso di a tre epoche, siccome il cattivo principale in Sly, Ladino del Tempo, è stato sconfitto, ovvero nei Paradox. Quindi, a meno che Clockwork, come ho detto, secondo me lui potrebbe essere il cattivo principale che, non so, anche lui cerca di eliminare Sly e viaggiare, non so, in epoca per, diciamo, assorbire gli altri se stessi e diventare ancora più forte. Però se... O forse, non so, si tornerà nei precedenti giochi di Sly, che bisognerà intervenire in diversi momenti dove si deve far cadere la cosa e cercare di non farla cambiare. Perché Paradox ha virato nel tempo solo per prendere i bastoni di Sly, però non per cambiare certi momenti della storia, per catturarli, prendere i bastoni. Mentre Clockwork potrebbe solo viaggiare nel tempo per eliminare Sly da piccolo, che non l'ha fatto quando poteva. Beh, a parte questo, non so cosa pensare, perché non credo che metteranno, non so, come ho detto, se lo fanno, dei cattivi che ci sono già stati. Vabbè, forse Gian Bison potrebbe essere, siccome lui non è che è stato sconfitto, è stato, insomma, di nuovo si è congelato, insomma, si è invernato, ha avuto un incidente, si è invernato. Quindi si potrebbe essere un ritorno di Jazz Bison, forse. Poi come altri cattivi che sono stati non sconfitti ma tipo broccati, forse il pavone, di Sly 3 in Cina, forse. Beh, questa era la mia teoria. Voi ditemi cosa ne pensate. Non avevo molto da dire, ma grazie per avermi ascoltato. Quindi, ciao!